A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Purtroppo anche di recente la cronaca ci ha rivelato come nel disprezzo per la legalità si moltiplichino malversazioni e fenomeni di corruzione inimmaginabili, vergognosi. Non è questo accettabile. Chi si preoccupa oggi, giustamente, per l'antipolitica deve saper risanare in profondità la politica. Volgari ancelle e appesantiti condottieri, maschere di maiali e sguaiati Ulisse de Noartri. Come scatti di un prolungato e stonato fine impero, le immagini della festa dell'ex capogruppo del Lazio non sono solo il simbolo del ciclone giudiziario che ha travolto la giunta Polverini, ma diventano l'icona di ciò che l'inchiesta ha scoperto, un diffuso sperpero del denaro pubblico, mentre il paese stringe la cinghia. Questo fa andare su tutte le furie il capo dello Stato, che ormai ogni giorno torna a rinnovare i suoi appelli per l'approvazione della legge contro la corruzione. E davanti a questa decadente arena dei nostri tempi comincia questa puntata di A ciascuno il suo all'interno della democrazia dei corrotti. 2.364 persone indagate in Italia per corruzione e concussione nel 2011, 511 i delitti denunciati. L'anno prima erano stati 2.290 gli uomini e le donne sotto accusa e 605 i fatti contestati. Cifre da un paese che per trasparenza è ben al di sotto della media OCSE. Cifre da un paese dove mazzette di vario tipo riguardano talvolta anche dei magistrati. Un paese che a 20 anni da Mani Pulite si ritrova di fronte agli stessi interrogativi di allora, anche se con formule e destinatari differenti. Un paese che appunto è la democrazia dei corrotti, per dirla col titolo del libro Per i caratteri della burra, scritto da uno dei magistrati tuttora impegnati in una delle più delicate inchieste anticorruzione, Walter Mapelli, sostituto procuratore di Monza, e da un collega del Corriere della Sera, Gianni Santucci. L'evoluzione del vizietto italiano più duro a scomparire la raccontano e la analizzano da Milano a Palermo con cifre, storie e riflessioni come quelle che Walter Mapelli, che sta tra l'altro per chiudere l'inchiesta sul sistema sesto di Filippo Penati, formula a partire dal caos del Lazio. Questa vicenda comunque segna un passaggio, Mentre negli anni 90 l'imprenditore o il soggetto comunque interessato ad avere finanziamenti pubblici pagava il politico da cui dipendeva l'erogazione dei finanziamenti con la tangente, oggi chi ha le chiavi della cassa pubblica sostanzialmente si fa un provvedimento formalmente ineccepibile e poi il denaro che viene riversato a suo favore per finalità istituzionali, come per esempio le spese per l'attività politica e per la democrazia, vengono non considerate e vengono invece utilizzati questi fondi per le spese personali. Quindi c'è un salto alla diligenza diretto. Sembra appunto una via per rendere formalmente possibile e lecito quello che poi invece viene tradotto in feste. Certi stili di vita personali per essere mantenuti hanno bisogno di molti soldi. Una delle cose evidentemente più semplici da fare è quella di ottenerli adducendo certe finalità e poi tradendo le finalità per le quali questi finanziamenti sono stati erogati. Com'è possibile che ci possa essere un uso così privo di controlli anche del denaro pubblico? La strada e la soluzione sarebbe quella, secondo lei, che da tanto tempo si occupa di reati contro la pubblica amministrazione, di imporre una revisione esterna, terza, da parte di società di revisioni anche sul modo in cui vengono spesi i soldi che finiscono ai gruppi regionali, tanto per restare nello specifico? Ben vengano i controlli di società terze e esterne. Il punto però è che, per esempio, anche tante società che fanno revisione vengono pagate direttamente dal committente, per cui sulla terzietà di questa società di revisione poi ci potrebbe essere qualche dubbio. Ma il problema credo che sia più generale, no? Saprà che in Italia ci sono, credo, 4 milioni e rotti di imprese attive. Certo. Di queste, quelle che hanno l'obbligo del bilancio sono, secondo me, 100.000, non di più. Perché sono soltanto quelle, le società per azioni. Certo. Le altre imprese, quelle individuali o costituite da società di persone e non di capitali, e non hanno l'obbligo del bilancio. Quindi non mi stupisce che le associazioni private, come sono alla fine anche i partiti, non abbiano controlli.
Un assalto diretto alla diligenza che non passa talvolta nemmeno attraverso la pezza giustificativa delle ricevute, come ad esempio quelle non richieste per l'uso dei fondi trasmessi ai gruppi regionali. E sull'onda degli ultimi scandali, nel disegno di legge anticorruzione spunta ora anche un emendamento contro i piccoli grandi Batman d'Italia. Pochi mesi prima, altre bufere giudiziarie, quelle dei tesorieri Lusi e Belsito, avevano riproposto la questione della revisione pure dei bilanci dei partiti. Di nuovo, 20 anni dopo Tangentopoli, 20 anni in cui la corruzione è rimasta sistema come allora, ma ha cambiato pelle e strumenti così da diventare più difficile da provare. Non stupisce allora che a fronte delle tante storie di malcostume le condanne siano invece diminuite. 1714 nel 96, 239 nel 2006, si legge nella Democrazia dei corrotti. È più difficile da provare, commenta il PM di Monza, che sta chiudendo, come dicevamo, l'indagine su Penati. La corruzione punto a punto, quella per cui il corruttore dà il denaro o un'altra utilità al corrotto e questo in cambio gli rilascia il provvedimento a lui favorevole, non è scomparsa, però certamente, voglio dire, è stata affiancata, se vogliamo, da un sistema certamente più esteso e anche, se vogliamo, pericoloso. La chiave di volta sembra essere in quel meccanismo che, facendo ad esempio gonfiare le fatturazioni, fa risultare sulla carta che tutto sembra tornare ad essere in regola, invece in quelle cifre lievitate si nasconde il prezzo della corruzione. La falsa consulenza è il canale classico. Noi oggi puniamo le false fatture quando sono emesse al fine di evadere le imposte sui redditi e non la puniamo invece quando una falsa fattura è come dire, lo strumento, il veicolo attraverso il quale passa il denaro diretto al pubblico ufficiale. Quindi la parola un po' magica, diciamo, dietro la quale si nascondono molte delle storie di corruzione è spesso anche quella delle consulenze. Ne cito una di quelle che sono raccontate nel libro, sì. C'è un funzionario dell'azienda sanitaria locale di Conversano che fa il veterinario. Al tempo stesso ha anche un'impresa, non formalmente intestata a lui ovviamente, ma intestata alla moglie, che svolge un'attività di consulenza veterinaria per controlli veterinari. E guarda caso, tutta una serie di imprenditori del luogo avevano affidato una serie di consulenze proprio alla società della moglie di questo veterinario di Conversano, il quale come corrispettivo i controlli su queste imprese erano assolutamente pilotati a vantaggio dei corruttori stessi. Quindi una commistione di ruoli, una confusione di ruoli che fa sì che appunto succeda, che aumenta il livello di rischio della corruzione. D'altra parte i fattori moltiplicatori della corruzione che noi abbiamo individuato sono almeno tre, no? Uno è questo qui della confusione dei ruoli, l'altro è la confusione delle leggi. Il terzo fattore è quello dell'economia, perché la confusione tra l'economia legale e illegale, legata all'intraprendenza dei capitali illeciti che entrano nelle attività lecite, è anche questo un fattore di moltiplicazione dei rischi di corruzione. Anche qui i rischi di corruzione sono necessariamente moltiplicati e si sono moltiplicati. E si sono moltiplicati e sembra che si moltiplichino sempre di più, soprattutto appunto laddove ci sono tanti passaggi anche burocratici, amministrativi da compiere, ad esempio per l'approvazione di un grande progetto, o ancora quando ci sono in ballo finanziamenti molto significativi. E questo spesso accade per gli appalti, i grandi appalti che erogano servizi di pubblica utilità. Mi viene in mente ad esempio la storia dell'acquisto del gas ad Arese. Che cosa è stato scoperto? Il comune, dovendo erogare il servizio del gas, ne aveva affidato la gestione a una società partecipata dal comune stesso, la quale però non comprava direttamente dal produttore del gas, intermediava la commercializzazione con un'altra società che era riconducibile in modo non palese ad alcuni degli funzionari pubblici. Giocavano in due ruoli: da un lato avevano deciso come pubblici ufficiali che la distribuzione del gas dovesse andare in un certo modo e nell'altro avevano costituito una struttura che consentisse loro di guadagnare su questa attività economica. È stata calcolata dall'allora esistente Authority contro la corruzione, questa istituzione poi è stata abrogata ed inserita nella funzione pubblica. 60 miliardi, tanto costa ogni anno all'Italia la corruzione.
Una cifra che l'ex procuratore generale della Corte dei Conti, Furio Pasqualucci, riportò in una sua relazione e da allora misura il livello di febbre alta del nostro paese. Una febbre che ha ricadute sulla vita di tutti, sotto forma di infrastrutture iniziate e mai finite o di opere pagate il doppio dalla collettività. Oltre 45.000 sono state le procedure aperte nel 2011 dall'autorità di vigilanza sui contratti, considerando solo quelli superiori ai 150.000 euro. Appalti più grossi, appetiti maggiori, ma anche più burocrazia e più passaggi, una delle combinazioni che più facilita l'ingresso della corruzione, come studiano il PM di Monza, Walter Mapelli e Gianni Santucci nel libro La democrazia dei corrotti. Noi abbiamo cercato anche di individuare quelli che sono gli ambienti a forte rischio di corruzione e ne abbiamo individuati tendenzialmente tre. Uno è quello della riqualificazione delle grandi aree dismesse, sono operazioni molto complesse con un rapporto molto frequente e costante con le pubbliche amministrazioni, con anche contributi pubblici. L'altro è quello delle grandi infrastrutture, perché anche qui il denaro pubblico è necessario per la realizzazione delle grandi infrastrutture. L'altro settore ancora è quello delle energie alternative. Il settore energetico in generale è un settore anche qui ad alto intervento pubblico e anche a un alto tasso di novità. Questo passaggio di funzioni conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione ha moltiplicato i centri decisionali, ha moltiplicato i soggetti che devono interloquire in determinate vicende e diventa un alimentatore, un moltiplicatore di fenomeni di corruzione. In Sicilia ci sono 27 passaggi per ottenere, come dire, le autorizzazioni per la costruzione di un parco eolico, perché c'è la regione, la provincia, il comune, il consorzio, il genio militare, il Ministero dell'Aeronautica, la sovrintendenza, il Ministero dell'Ambiente e quant'altro. È chiaro che questa frammentazione di competenze alimenta i rischi di corruzione. In questo quadro, la permanenza, sia pure in vesti diverse, duratura nel tempo, degli stessi attori, in qualche modo quindi una continuità, anche se in ruoli diversi, degli stessi personaggi, può aumentare anche il rischio di corruzione? La continuità è uno del... se un imprenditore utilizza come suo strumento per fare impresa la corruzione, il suo capitale, le sue competenze, la sua abilità è proprio quella di poter contare con determinati soggetti che rivestono una certa carica e che hanno la possibilità di incidere in suo favore. È chiaro che se per qualche ragione funzionari o amministratori pubblici vengono rimossi e destinati ad un altro incarico, tu non hai più i collegamenti necessari, no? Quindi la continuità è una delle caratteristiche importanti, cioè il corruttore tendenzialmente vuole la stabilità. Una continuità politica come quella ad esempio di Filippo Penati, già sindaco di Sesto, poi presidente della provincia di Milano, quindi braccio destro del segretario del PD? A breve la procura di Monza chiuderà le indagini sul sistema Sesto. Nel frattempo il PM, ripensando ai suoi 20 anni di inchieste contro corruzione ed evasione, mette in fila anche le risposte più frequenti di chi si è trovato di fronte negli interrogatori. Per quanto concerne l'evasione, l'obiezione che viene molto spesso fatta è che l'evasione era un fatto necessario per diventare grandi, cioè siccome non posso permettermi di pagare il 45% di tasse o quello che voglio dire sugli utili, evado. Per quanto concerne invece la corruzione dal punto di vista del corruttore, è la tendenza a passare per un soggetto estorto, no? Concusso. Non ho pagato perché avevo un interesse a un provvedimento a mio vantaggio e in danno della collettività, ma ho pagato perché per ottenere soltanto quello che mi era dovuto. E questa un po' è anche una delle dichiarazioni messe a verbale anche dal grande accusatore di Penati, l'imprenditore Piero Di Caterina, che avevamo intervistato tempo fa. Quando lei ha a che fare con la politica che maneggia i soldi, la politica che amministra, si trova di fronte a situazioni che sono tutt'altro che il perseguimento del superiore interesse pubblico. Sono tutte situazioni che portano gli imprenditori che avrebbero il diritto di lavorare in una condizione di parità di accesso al mercato, quando si parla di cosa pubblica ovviamente, nel privato sono altri ragionamenti, e che invece è costretto a lavorare in maniera sbilanciata e anche poco legale.
Da Milano a Palermo le inchieste raccontano di una corruzione dunque sempre più sofisticata e complicata, mascherata dietro complessi artifici, anche se pure la classica bustarella non è sparita, ma forse, si legge nella democrazia dei corrotti, è solo confinata più alla provincia e più frequentemente al sud che al nord, dove la dimestichezza, diciamo così, con gli strumenti finanziari è maggiore. Un caso classico invece di corruzione è quello che ha portato Walter Mapelli dal suo ufficio nella Procura di Monza a caccia di un tesoro legato ad una delle più intricate e note vicende giudiziarie degli ultimi decenni, come il caso Imisir e la compravendita di una sentenza, una caccia che ha però fatto risparmiare centinaia di milioni allo Stato. Il pubblico ufficiale normalmente si difende dicendo: ma no, io in realtà, voglio dire, è stato lui che mi ha dato. Dall'altra parte, quello che abbiamo verificato anche in tante occasioni è stata una certa tendenza del pubblico ufficiale alla svendita della propria funzione. Nei casi in cui li abbiamo potuto esaminare non prendevano cifre esagerate, o comunque non prendevano cifre esagerate rispetto alla quota parte della tangente che veniva invece incassata dall'intermediario. Il caso Metta mi sembra un esempio illuminante. Esatto, e si è messo alla caccia di quel tesoro che era dietro questa storia, il tesoro dei Rovelli, ne ha recuperato una parte che sono 187 milioni di dollari e 16 milioni di euro. Quindi sono stati bravi gli investigatori e voglio dire abbiamo avuto fortuna. E quella non guasta mai. Cassati a vario titolo sono di 216 milioni di euro, che sono andati ovviamente all'erede universale dell'IMI e quindi a Banca Intesa. Questo ha da sconto di quanto Banca Intesa stessa stava chiedendo, credo che tuttora la causa sia in corso, ma con una cifra molto più modesta, che stava chiedendo allo Stato italiano a titolo di risarcimento del danno. L'aggiornamento di Banca IMI / Banca Intesa è molto semplice. Voi avete accertato che la sentenza del giudice Metta che condannava l'IMI a pagare 1.000 miliardi di lire era una sentenza compravenduta, c'è il principio della responsabilità civile del giudice che ci permette di agire contro il giudice, ma se il giudice non ha i soldi da restituire, in questo caso i soldi da restituire erano 1.000 miliardi di lire, un bel po' di soldi voglio dire, me li dovete restituire voi Stato italiano. Ecco, diciamo che il recupero di quella somma, 400 e rotti miliardi di lire, ha consentito di ridurre di molto le pretese di Banca Intesa, le pretese giustificate. La vicenda di Messina è emblematica un po' dei guasti della corruzione e anche degli sprechi dello Stato, perché c'era stata una prima volta in cui lo Stato era intervenuto pagando alcune migliaia di miliardi di lire per salvare la Sierra Lumianca, che evidentemente non era un'impresa in grado di stare sul mercato. Poi è arrivata la sentenza Metta con 1.000 miliardi di lire pagati da una banca in quel momento pubblica, perché l'IMI era capitale pubblico, e poi c'è stato, come dire, questa richiesta di Banca Intesa che aveva rilevato l'IMI, quindi un soggetto privato che chiedeva ancora allo Stato, legittimamente dal suo punto di vista, la restituzione di quei soldi che la banca pubblica IMI, poi divenuta Banca Intesa, aveva pagato a suo tempo. Quindi questo per dirle uno scenario di corruzione ovviamente di alto livello, a che quali guasti o danni dal punto di vista economico può determinare per un Stato. A ciascuno il suo, termine qui. Vi ricordo che potete riascoltare questa come tutte le altre puntate dal sito radio24.it. Ci trovate anche sul blog Storiacce e sulla pagina Facebook della trasmissione Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.